spostamenti e delle deformazioni virtuali all'interno di quest'area li definiamo in funzione dello spostamento di questi nodi. Quindi se noi ipotizziamo che i nodi ad estremità sono veri e si sposta solo in modo verticale, il risultato sarà che le forze, diciamo, i spostamenti virtuali sulla superficie, quindi sulla linea esterna di quest'area, saranno uguali a zero. E quindi questo termine diventa uguale a zero. Quindi vuol dire che se noi stiamo in campo elastico, anche questo termine dovrà essere uguale a zero. Noi supponiamo di conoscere le caratteristiche elastiche del nostro materiale. Che succede? Se quest'area invece il materiale è sottoposto a una deformazione plastica, questo qui non sarà più vero, perché le relazioni che abbiamo usato per trovarci le tensioni non sono più vere, perché non siamo più nella schiera, ma siamo in campo plastico. E per questo invece che ottenere zero otterremo un valore diverso da zero, che noi possiamo quantificare appunto come un errore. Quindi immaginiamo che questi sono i nostri punti di misura che noi ci siamo misurati in prossimità della nostra vita. Quindi se noi vediamo, facendo questa relazione, otteniamo un valore che è diverso da zero, possiamo stabilire una funzione d'errore, appunto definendo n in campi virtuali, e poi è stata normalizzata rispetto alla superficie per fare sì che possiamo scegliere confrontare diverse superfici, e questo errore più alto, alla probabilità che ci troviamo in una zona in cui il materiale non segue un comportamento elastico e quindi siamo in una zona plastica, in un comportamento plastico. E questo errore appunto ci descrive le zone in cui si ha un comportamento plastico. In particolare in questo caso abbiamo fatto variare questo spostamento del nodo centrale, diciamo, in questa maniera, quindi considerando un angolo teta che varia, e abbiamo quindi scelto definire 24 diversi campi virtuali che ci danno un po', appunto, quindi noi andiamo a sommare, li consideriamo tutti, consideriamo l'errore come la media degli errori che si sono ottenuti nei vari campi virtuali. Quindi questa è la metodologia utilizzata. In questo caso, non avendo, diciamo, pensato in un'analisi preliminare, non avendo fatto esperimenti, abbiamo fatto un esperimento virtuale utilizzando un modello agli elementi finiti. Quindi in questo caso il modello degli elementi finiti è stato usato solamente per riprodurre, diciamo, quello che dovrebbe succedere sperimentalmente. Chiaro che fuori idea che riuscire ad applicare questo sistema in prove reali. Quindi abbiamo preso la geometria a norma e abbiamo fatto un modello di elementi finiti supponendo materiali tipo acciaio con un motore di Young di 210 kPa che sono 0,3 e una legge elastoplastica, una legge plastica in questo caso abbiamo utilizzato la legge di Swift che genera uno sdentamento sui 450 kPa. Quindi questo è il nostro. A questo punto, se vedete, è stato fatto un impedimento nella zona, diciamo, della griglia e la griglia è stata fatta a partire da qua, è stata data un'estensione della griglia di 1,25 mm e è stata realizzata quest'area intorno all'apice della griglia. E ovviamente il modello FEM ci dice qual è la zona plastica che si verifica all'apice della griglia. Noi vogliamo ottenere questa cosa qua utilizzando la nostra procedura. Dunque, per prima cosa ci andiamo a estrarre il campo di deformazioni dal modello fermo come se fosse una prova sperimentale. Quindi, delle prove sperimentali che succede? Innanzitutto, noi misuriamo con una certa risoluzione spaziale, dove per risoluzione spaziale si indica la distanza minima tra due punti di misura. Quindi, per esempio, se noi qui stiamo inquadrando un'area che è più o meno 2 mm per 2 mm di grado di larghezza. Per esempio, se utilizziamo una risoluzione spaziale di 0,1 mm, abbiamo 21 per 21 punti di misura. E vedete qua che il campo di deformazione si vede che è un po' non è definito perfettamente.
una distruzione spaziale di 0,1 mm, per cose sperimentalmente si può ottenere abbastanza facilmente. Se noi per esempio avessimo la disponibilità di avere una distruzione spaziale di 0,01 mm, che è già una cosa più difficile da ottenere, otterremo in questa stessa area 200 punti e vedete che il campo di deformazione è stato in maniera molto migliore. Poi l'altra cosa che abbiamo fatto per simulare le prove sperimentali, abbiamo aggiunto un rumore, quindi possiamo generare, per esempio questo vedete, io abbiamo usato una struttura spaziale di 0,05 mm, questa è quello che teniamo dal fermo, possiamo andare ad aggiungere il rumore per simulare possibili prove sperimentali. Quindi vedete che non un livello di rumore è abbastanza basso, 5/10⁴. In questo caso vedete quello che succede con un livello di rumore invece più alto, 2/10⁴, e vedete che già là le zone sono più, anche visivamente si vede il livello del rumore. Quindi abbiamo preso queste mappe di deformazioni come fossero mappe misurate, abbiamo applicato la nostra procedura e siamo andati a vedere, a cercare di identificare il raggio plastico. Quindi se noi tornando indietro prendiamo quest'area qua, per esempio, è una strada su cui che noi andiamo a vedere se abbiamo un comportamento plastico o no. Ad esempio, se noi consideriamo la risoluzione spaziale massima di 201 punti, noi consideriamo una particolare di 40 punti, andiamo a verificare qual è l'errore che si verifica in quell'area e poi spostiamo quest'area, trasliamo già tutta questa zona e ci creiamo una mappa di errore che ci dovrebbe identificare in qualche modo la zona plastica. Quindi, utilizzando una risoluzione spaziale di 0,1 mm, questo è il risultato. Quindi, abbiamo considerato due livelli, due diciamo soglie di errore. Questa è un'altra cosa da definire, cioè qual è la soglia di errore oltre cui noi consideriamo che il materiale si comporta in maniera plastica. Quindi in questo caso questa è una cosa che ancora non abbiamo trovato un sistema opportuno per definirla, quindi abbiamo fatto un'analisi di sensibilità guardando due livelli di errore, che sono il rosso e viola e diciamo fucsia. Quindi ovviamente se utilizziamo un livello di errore più basso, quindi vedete in questo caso alla massima risoluzione utilizzando 40 punti per 40 punti il sistema è abbastanza indipendente dal rumore e siamo in grado di identificare deformazioni plastiche dell'ordine dell'1%. Il problema è che mentre nella zona diciamo vicino alla griglia lungo la X diciamo il sistema riesce a definire bene la geometria della zona plastica, questo qui non succede con quest'asse qua. Questa cosa al momento qua ancora probabilmente è dovuta alla definizione di campi virtuali di qualcosa che dovrebbe essere aggiustato al fine di avere una restrizione migliore del comportamento basso del materiale. Se noi avessimo invece una risoluzione spaziale inferiore 0,1 mm, in questo caso dobbiamo considerare un'area più piccola, che è tipo 4 punti per 4 punti, però vedete che in questo caso siamo andati a individuare le zone plastiche, a parte nel caso in cui abbiamo un elevato dato di rumore, per cui se consideriamo un livello di errore troppo basso, vedete che non siamo in grado di identificare la zona plastica. Conclusioni, è stato utilizzato il filtro per identificare la zona plastica all'arte della griglia, sono stati fatti esperimenti simulati e allo stato attuale la cosa che abbiamo visto è che la procedura è stabile, quindi è abbastanza indipendente anche dall'introduzione del rumore, però c'è ancora una differenza tra la zona plastica identificata e quella effettiva che ci dà il ferro. E quindi niente, direi concluso.